serial killer di Long Island, noto come Lisk o Gilgo Beach Killer, fu il nome attribuito ad un serial killer non identificato che si suppone abbia ucciso dalle 10 alle 16 persone in un arco di tempo di circa 20 anni. Le sue vittime erano per la maggior parte donne dedite alla prostituzione, i cui corpi vennero abbandonati nell'area di South Shore a Long Island, nello stato di New York. Tutto ebbe inizio con le indagini svolte sulla scomparsa di Shannard Gilbert, una giovane aspirante attrice che lavorava come escort, che nella notte del 1 maggio 2010 era stata notata da Michael Pack, il suo autista, mentre scappava chiedendo disperatamente aiuto dalla casa di Joseph Brewer, un consulente finanziario che l'aveva prenotata su Craigslist. Lei stessa aveva chiamato il 911 alle 4:51 di mattina, dicendo che qualcuno voleva ucciderla. Le ricerche della ragazza, che quella notte sparì nel nulla, partirono immediatamente, ma purtroppo non dettero i frutti sperati. Più di un anno dopo la sua scomparsa, precisamente nel dicembre del 2011, la polizia della contea di Suffolk rinvenne i resti della povera Shannon in un sacco di tela vicino Ocean Parkway, grazie all'aiuto di un cane addestrato nella ricerca di persone scomparse e dei cadaveri. Fu proprio durante le ricerche della ragazza che la polizia rinvenne gli scheletri di altre tre donne. La 25enne Maureen Bryan Barn, scomparsa tre anni prima, Melissa Bethlehemy, 24 anni, scomparsa due anni prima, e Amber Lynn Costello, 27enne, scomparsa nel settembre 2010. Le donne erano avvolte in sacchi di tela, come se l'assassino avesse compiuto questi delitti nello stesso luogo e con le stesse modalità. Questo diede la certezza che i primi omicidi del serial killer di Long Island risalivano ad alcuni anni antecedenti la scomparsa di Shannon. Fu un agente di polizia, insieme al suo cane, durante un esercizio di addestramento, a scoprire i resti scheletrici di un'altra donna, in un sacco di tela quasi disintegrato. Altri tre corpi furono trovati due giorni dopo, nella stessa area, sul lato nord della Ocean Parkway. Altri tre corpi furono trovati due giorni dopo, nella stessa area, sul lato nord della Ocean Parkway. Fu a quel punto che il commissario di polizia della contea di Suffolk, Richard Dormer, iniziò a parlare di serial killer. Pochi mesi dopo, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 2011, vennero scoperti altri quattro corpi in un'altra area lontana dalla strada panoramica, vicino a Oak Beach e Gilco Beach. La polizia di Suffolk decise quindi di estendere l'area delle indagini fino al confine della contea di Nassau, alla ricerca di altre presunte vittime. Cinque giorni dopo venne trovata un'ulteriore serie di resti umani parziali. Alle tre donne identificate si aggiunsero la 20enne Jessica Taylor e la 24enne Valerie Mack, i cui cadaveri vennero ritrovati parzialmente smembrati. Queste giovani donne condividevano il colore degli occhi, la corporatura minuta e l'altezza intorno al 1,50 m. Le ultime erano tutte escort che si pubblicizzavano su Craigslist, tanto che il serial killer era anche noto come The Craigslist Ripper e provenivano da diversi stati. In particolare, le prime quattro vittime identificate avevano una famiglia alle spalle che le amava ed era all'oscuro del lavoro da escort intrapreso per evidenti difficoltà economiche. Con l'aiuto della scientifica si scoprì che alcuni resti umani rinvenuti nel 2011 erano collegati ad altri resti scoperti nel lontano 1996. Le due gambe rinvenute su Fire Island risultarono appartenere così ad un corpo sezionato scoperto nell'aprile del 2010. I resti di un'altra vittima furono abbinati ad un corpo trovato il 19 novembre del 2000, precisamente a quello di Jane Doe numero 6. Grazie alle nuove sofisticate tecniche di riconoscimento del DNA, il 22 maggio 2020 fu confermata l'identità di Jane Doe numero 6. Era la 24enne Valerie Mack,
l'ultima vittima in ordine cronologico ad essere identificata. L'ultimo indirizzo conosciuto della ragazza era Filadelfia, dove lavorava come escort con il nome di Melissa Taylor. L'ultimo contatto con la famiglia risaliva alla fine della primavera e l'inizio dell'estate del 2000. Altri resti di Jessica Taylor furono trovati nel 2003, mentre il suo avambraccio, mano e cranio furono rinvenuti a 45 km di distanza da Jacob Beach, quando la polizia rinvenne tutte le altre vittime. Ad oggi, diversi corpi non sono ancora stati identificati e, per la precisione, il corpo di John Doe, anch'esso scoperto il 4 aprile 2011 a Jacob Beach, molto vicino a dove erano stati scoperti i primi quattro nel dicembre dello stesso anno. All'inizio i resti vennero scambiati per quelli di una giovane donna, ma in realtà appartenevano ad una trans asiatica morta per un trauma da corpo contundente. Al momento della morte indossava abiti da donna. Questo ha fatto ipotizzare che probabilmente lavorava come escort. Aveva un'età compresa tra i 17 e i 23 anni ed era morta da circa 5 o 10 anni. Nel settembre del 2011 la polizia rilasciò un identikit della vittima. Un altro corpo ancora non identificato è quello di Baby Doe. È stato il terzo corpo trovato nell'aprile del 2011, a poca distanza dai resti parziali di Valerie Mack. Le ossa appartenevano ad una bambina di età compresa tra i 16 e i 24 mesi. Il corpicino era avvolto in una coperta e non mostrava segni visibili di trauma. I test del DNA stabilirono che era la figlia di Jane Doe numero 3, il cui corpo venne trovato a 10 miglia a est, vicino al Jones Beach State Park. La bambina, riconosciuta come afroamericana, indossava orecchini e una collana d'oro. Il 28 giugno 1997, il torso smembrato di una giovane donna afroamericana non identificata fu rinvenuto a Hempstead Lake State Park, nella città di Lakeview, New York. Il torso fu ritrovato in un contenitore di plastica lungo la sponda occidentale del lago. Gli investigatori riferirono che la vittima aveva due pesche tatuate sul seno sinistro. Fu per questo motivo che le venne dato il nome di Peaches. L'11 aprile 2011, la polizia di Nassau scoprì resti umani scheletrici smembrati all'interno di un sacchetto di plastica vicino al Jones Beach State Park. Gli venne dato il nome di Jane Doe numero 3. L'analisi del DNA identificò questa vittima come la madre di Baby Doe. Anche lei fu trovata con indosso gioielli d'oro simili a quelli della figlia. Nel dicembre del 2016, Peaches e Jane Doe numero 3 furono identificate come la stessa persona. Jane Doe numero 7, o Fire Island Jane Doe, fu scoperta sempre l'11 aprile del 2011 a Tobey Beach. I suoi resti furono recuperati dalla polizia e consistevano in un teschio umano e alcuni denti. Questi resti furono collegati dal test del DNA a una serie di gambe mozzate trovate in un sacco della spazzatura a Fire Island il 20 aprile del 1996. La vittima aveva una cicatrice chirurgica sulla gamba sinistra. Esistono anche altri resti non identificati che potrebbero appartenere ad altre vittime del serial killer di Long Island, ma al momento non gli sono stati ufficialmente attribuiti. Probabilmente alcuni di questi omicidi potrebbero non essere correlati, ma è altrettanto vero che la metodologia utilizzata dal killer, nella maggior parte dei casi, è lineare e univoca. Sull'identità dell'assassino si sa poco o nulla. Indicato dalla polizia come Joe C., soggetto sconosciuto, è molto probabilmente un maschio bianco con un'età compresa tra i 20 e i 45 anni, che ha molta familiarità con la costa meridionale di Long Island. Gli investigatori, nel corso del tempo, si sono convinti che Lisk sia ancora in vita e che potrebbe trattarsi di una persona esperta e con solide conoscenze nel campo criminologico.
forse un poliziotto che sa come muoversi e come non lasciare tracce. Durante le indagini, gli investigatori ipotizzarono addirittura che il serial killer potesse essere individuato in Joel Rifkin, un altro omicida seriale ex residente a Long Island, forse responsabile delle uccisioni delle persone a cui appartengono i resti più antichi trovati a marzo e aprile del 2011. Si arrivò a questa conclusione poiché i resti di quattro delle sue vittime non sono mai stati trovati. In un'intervista in prigione rilasciata nell'aprile del 2011 alla testata giornalistica Newsday, Rifkin negò il proprio coinvolgimento con i resti scoperti in quel periodo. Infatti vi era un buco clamoroso nella teoria che identificava l'uomo come Lisk. Il prigioniero infatti fu arrestato nel 1993 e non poteva essere in alcun modo l'assassino delle donne uccise dopo quella data. Il 12 settembre del 2017 il procuratore della contea di Suffolk annunciò che John Biltroff, un falegname di Manorville, Long Island, era sospettato di almeno uno degli omicidi dell'ISC. Biltroff era stato precedentemente condannato nel maggio del 2017 per gli omicidi di due prostitute, commessi nel 93 e nel 94, ed era collegato a questi delitti attraverso prove del DNA. Nel giugno del 2019 fu presentata una proposta per utilizzare la genealogia genetica per dare un nome alle vittime non identificate e forse anche all'ISC. Il 16 gennaio 2020, il commissario della contea di Suffolk, Geraldine Hart, nel corso di una conferenza stampa, rese noti alcuni indizi tenuti fino ad allora nascosti. Fu il New York Times a pubblicare sulle sue pagine le immagini di una cintura trovata durante le prime indagini sulla scena del crimine a Ocean Parkway, vicino a Gilco Beach. Sulla pelle nera erano visibili due lettere incise in rilievo: HMOWH, a seconda dell'orientamento della cintura. La polizia ritenne che la cintura era stata maneggiata dall'autore dei delitti, ma che non apparteneva a nessuna delle vittime. Gli investigatori rivelarono pochi dettagli su questa prova e non vollero dare informazioni precise circa il luogo esatto dove fu ritrovata. Fu anche annunciato che nelle indagini furono utilizzate nuove prove scientifiche e che era stato creato un sito web che consentiva alla polizia di condividere notizie e ricevere suggerimenti sull'indagine. Sfruttare quindi l'onnipresenza della gente sui social potrebbe essere un buon metodo per rompere il muro di paura e omertà che potrebbe essersi creato intorno a questo caso, che ha terrorizzato tutti i residenti della zona e non solo. A tutt'oggi, il serial killer di Long Island non è stato ancora identificato.